L'avrei portato io dentro, ma è un po' pesante per me. Nessun problema. Del computer non se ne può più fare a meno. Signorina, per lei faccio un'eccezione. Inizio a lavorarci oggi stesso, così è più presto avrò il suo computer. Io ti voglio bene, ma come un fratello. Scusami. Pronto? Sono Lucio, il tecnico dell'assistenza. Chi è? Nessuno. Come nessuno? Sono certo che hai visto qualcuno che conosci. Stamattina ho accettato di venire con te solo perché ho ancora la macchina dal meccanico. Ah, carino da parte tua. Scusa, non volevo dire questo. Torna ancora, amor, ti prego, non lasciarmi sola, non ce la farò. Quante notti per le vie ti ho cercato fino a te. Ho conosciuto un ragazzo. Un altro? Sì, un altro. Che c'è di strano? Sara, ammettiamolo. Non hai tanta fortuna con i ragazzi. Che c'è che non va? Mi manca l'aria. Scusami. Scusami, devo andare. E prima di venire in ufficio, passa dal poligono di tiro. È da un bel po' di tempo che non ci vai. Sarà fatto, ispettore. Grazie. Le devo chiedere di chiamare subito il suo fidanzato. Tua sorella me l'ha detto che sei venuta a Messina, ma i miei turni di lavoro non mi hanno permesso di abbracciarti. Ma si ricordi che questa è una limitazione della libertà personale. Libertà personale? Stavo dicendo, meglio che me ne vado, meglio me ne vado. Vorrei vedere te quando mi minaccia. Mi picchiano se non faccio quello che vogliono loro. Vorrei vedere te con una pistola puntata in mezzo agli occhi. Chiamo un'ambulanza, presto, che forse riusciamo a salvarlo. Subito, ispettore. Tu sei suo fratello? Sì, Bruno, il fratello gemello. Per lui sono il fratello matto. Io sono lui e lui è me. Mi sembra di girare un film e io questo film lo voglio portare a termine. La storia continua, ma per voi finisce qui.